Salve a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in questa nuova puntata di Random Creation. Oggi sarò io a farla Random Creation e dopo le due creazioni fatte da Alberto nella scorsa puntata, perché se non mi sbaglio ne ha fatte due, ma non voglio sparare una cazzata. Sì, ne ha fatte due, yuppie, ho una buona memoria, non tanto corta. Tra l'altro ne ho fatta una in un giorno e l'altra al posto della split screen perché non potevo fare la split screen per questioni tecniche. E quindi tralasciando questo breve fatto, oggi sono qui per lanciare una subspecie anche di sfida lanciata. E stando su TS con Alberto e non sapendo cosa fare nella Random Creation, è venuto in mente di riproporre i vecchissimi, una delle prime cose che credo il mondo abbia provato a fare. Un cannone spara Kerbal. E in sostanza adesso vi farò vedere il mio e un cannone probabilmente in grado di far schizzare un Kerbal il più alto possibile. Ho deciso quindi di fare il mio e comunque lanciare a voi e gli iscritti al forum questa sfida. In sostanza, fate un topic magari unico, adesso lo andrò a fare io e ve lo metterò in descrizione. Farò un topic in cui sarete liberi di postare video, foto, tutto quello che vi pare riguardo a un cannone spara Kerbal. Però dovrà utilizzare questo con il Kerbal, comunque questo, il motore, quello nuovo, quello gigante. Ne potete utilizzare quanto vi pare, potete farlo figo quanto vi pare e potete utilizzare mod. Io non le ho utilizzate, ovvio. Voi potete farlo, escluse ovviamente quelle che aggiungono altri motori. Deve essere per forza il Kerbal KR2L. Quindi adesso andrò a farvi vedere il mio, farò un paio di lanci. Giusto, la specialità del mio è che non si sa perché, e ve lo dico proprio, non lo so. Credo sia un fatto di Kerbal, adesso Alberto mi aveva accennato che credo i tubi di scarico fanno sopravvivere Kerbal, ma non lo so, forse mi stava prendendo per il culo. Comunque, la capacità del mio è quella che praticamente, ecco, già ho fatto una cazzata. La capacità del mio è che praticamente quando un Kerbal viene lanciato, che adesso vi faccio vedere, adesso se Dio vuole, perché. Intanto inizia a flippare come un matto, non si sa perché. E poi intanto raggiunge, adesso magari prendo questo lancio, raggiunge 3.300, quasi 3.400 di altezza e riescono adesso, poi ve lo faccio vedere, a, vediamo se magari era un piccolo bug riavviato, no, non ho neanche riavviato, quindi, e no, sparato una cazzata, oh, me so tutti sopravvissuti, cioè, è il primo che muore, quindi ci riproverò. Il mio si chiama Spara Kerbal 1.0 perché mi piace mettere 1.0 2.0 alle cose. Credo ve ne siate accorti dalla puntata dell'OS5 ho lanciato il Ketan Extractor 1.0. E adesso vediamo se riesco a farlo sopravvivere. Dato che alcuni di quelli che ho lanciato sopravvivevano, non si sa ancora il perché. Raggiunge 3.360 più o meno. Ecco, rimbalza. Tra l'altro, a notare la faccia banzai. Banzai! Puff. Ok, prenderò il frame dal video. Adesso provo a rifarlo. Prendere il frame dal video e ci farò un meme. Magari banzai! O roba del genere. Intanto andiamo a fare anche un altro lancio, perché non voglio farlo durare così poco un video. E dato che credo di averlo fatto già nel K-Icon qualche cannone spara Kerbal, ma non con i razzi di nuova generazione, ovvio quelli aggiunti nel Nazar Pack. Adesso vediamo se ci riesco. Dare l'effetto banzai. Ok. Quando tocca terra di solito fa un effetto vero e proprio banzai. Se riesco, metto l'F2 e mi salvo il frame. LOL, è stato spettacolare. Chiamerò questo video. Con come ho chiamato il raggio, non me lo ricordo. Lo Spara Kerbal, ecco, Spara Kerbal 1.0. Fra parentesi, banzai. Quindi facciamo l'ultimo lancio, ragazzi, io non so voi, ma credo che la cosa, cioè Kerbal nasce non per fare roba che funzioni, ma per uccidere i poveri Kerbal. Quindi
Questo penso sia uno dei modi più fighi. Tra l'altro flippa, vedi la faccia tipo a mo' di cazzo voglio vomitare. Poi diventa allegra a un certo punto. Quando inizia a cadere. Tipo la faccia di esperienza premorte. Poi inizia a diventare sempre più tipo, oh cazzo, non si dovrebbe essere già aperto un paracadute? Ok, sto per fare una brutta fine. Oh merda. Boom. Morto. Ok, qui muoiono. Li faccio atterrare più vicino, non muoiono. Comunque, mi scuso comunque se ho fatto una cosa abbastanza demenziale, perché comunque come creazione è molto demenziale, però. Volevo lanciarvi comunque questa sfida perché comunque ne ho visti di sparacherball, è veramente roba assurda. Quindi voglio vedere voi cosa riuscite a fare. Magari boh, una piccola struttura, magari si dicaprera e si solleva con vari sedili, qualche cosa di figo. Adesso lascio a voi comunque la fantasia. L'importante è che abbia questo. Quindi, ragazzi di Kerbal Italia, ragazzi di KerbalSpaceProgram.it, e poi lascio in libertà, ovviamente, vabbè, oddio mio. È la testa di un Kerbal! Wow! O la testa di Megamind! Ok, se la giocano! O la testa di un qualcosa. È una testa! Viva gli effetti riflessi di Kerbal! Che tra l'altro il riflesso dovrebbe venire da lì. Ma qui c'è tipo un lucernario. Adesso non si può warpare. Boh, dovrebbero comunque mettere che se è notte. Fuori anche notte dentro, spero lo faccia in un futuro remoto. Vabbè, un futuro lontano. Non voglio sparare termini che poi magari sbaglio anche. Quindi, tra una botta di tosse e l'altra, un saluto a tutti dal team di Kerbal Italia da Andrea. Ciao!